Sì, è già partito, scusatemi, ma ho un abbassamento di voce terrificante, ragazzi. L'aria condizionata uccide, sebbene una cosa necessaria per sopravvivere, ragazzi, in questi giorni di calura e arsura. Quindi, insomma, c'è bisogno un attimino di schiarire un attimino la voce. Adesso sistemiamo anche qui. Sistemiamo anche qui. Eccoci qua. Eccoci qua. Oggi ho riesumato il tablet perché non mi funziona molto bene il Twitch della TV. Perciò mi sono detto: oh, fammo un attimino. C'ho sto tablet. È caruccio. È carucceto. Usiamo. Usiamo. Infatti sono qua. E infatti sto qua. Signori! Signore, madame e messeri, bellissima gente. Allora, siamo qui. Adesso dopo faccio una presentazione come si deve, ma intanto nel frattempo io sto vedendo la pubblicità di film di dubbio gusto, ragazzi. Andatevi a leggere il post del buon Mr. Rob proprio su questo. Sì, certo. E buonasera a te, Miss Molly. Buonasera, benvenuta, benvenuta. Buonasera, Clary Manca. Buonasera, benvenuta anche te. E bene, allora direi che adesso che è finita la pubblicità, visto che io vi ricordo, non sono iscritto a niente da dire, non fate i miei stessi errori, iscrivetevi sul canale di Niente da Dire, perché altrimenti vi beccate tutta la pubblicità. Quanta bella gente, che buonino. Buonasera, Ramen Black. Io ti chiamerò sempre Ramon Black perché sono masochista, quindi devo dire le cose come stanno. Quindi, signori, signore, madame e messere, novizie e novizi, giovani, vecchi, infanti, i nostri adoratissimi ottantenni che ci seguono perfino dalla Norvegia, proprio lì ad Oslo, e non so nemmeno se Oslo è in Norvegia perché io ero un cane in geografia, perché ci sono stati il signore e la signora Guastalla del settimo piano. Benvenuti. Benvenuti a questa nuova e ultima puntata dell'estate di Niente da Recitare Live, signori. Io sono Valerio, il vostro affezionatissimo attore novizio preferito, e questo è Niente da Recitare Live, signori. Benvenuti. Dunque, sono così felice che stasera finalmente parlerei di Lady Hawk, uno dei film che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Ad intermittenza ci sono. Ciao, genti. Buonasera, mia meravigliosa Persebo. Buonasera, grazie di essere ancora qui, mia splendida compagna di vita, di avventure e soprattutto sostenitrice. E anche un pochettino mariola, perché cerca sempre di sabotare le mie live, perché lei vuole conquistare il potere, insomma. Ma il mio nick è come le schede di Hogwarts, a loro piace cambiare. È giusto, Ramon, è giusto, è giusto. Quello che non cambia mai è la mia pronuncia. Mia madre me lo fece vedere la prima volta quando avevo 5 o 6 anni. Oh. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Scusi, è questa una live bella? Spike, sei nel posto giusto, ovviamente. Benvenuto, Spike, benvenuto. Benvenuti a tutti, ragazzi. Allora, piccola premessa. Lo so, l'argomento non è teatrale, ma ragazzi, era doveroso. E io qua, ragazzi, non ammetto proprio storie. Era doveroso questo argomento. Purtroppo. Io e Roshi ruberemo le mie live, ragazzi. Diffidate dai Roshi, diffidate dai Galghi, penso che si pronunciano così, dai loro occhioni belli, e diffidate dai loro istinti pucciosi, ragazzi. Sono delle vipere, insomma. Voglio conquistare il mio spazio live. Aiutatemi, non seguitelo, insomma, non seguite. Ma come? Io devo ancora vederlo. Shame, shame, shame. Ramon Black. Ramon Black, no. No, sì, mi deludi. Non puoi non avere. Dave Nizzo! Aspetta, sì, ho detto bene. Aspetta un attimo, fammi leggere un po'. Che mi sono un attimino perso un secondo. Dave Nizzo 93, grazie di essere qui. Credo di capire un attimino chi sia questo Dave Nizzo. Sei chi penso, a biondo. Benvenuto su Niente da Recitare. Bello sei, bello sei.
Io voglio una versione italiana di Lady Hawk con Antonio Letizia e Perse Boboni con le richieste che poi a noi ci piglia male scimmiotto, lo facciamo. Io lo faccio, io non parlo per Perse Bo, io però lo potrei fare, quindi Boni a quello che chiedete. Lo so, è una grave mancanza. Io mai visto. Ai 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 ai, esatto, bestie, siete delle bestie, recuperate bestie. Ciao bello mio, Eloy, ciao biondo, bello sei biondo. Ad un po' di amici, se qualcuno ha Disney Plus da smezzare, sto chiedendo a un po' di amici, ragazzi, approfittatene, vedete questo film. Ripeto, piccolo preambolo, oggi parlo di un film, sapete già qual è il film, però che giustamente, essendo che, ahimè, oltre alla nostra meravigliosa, fantasmagorica Raffaella Carrà Nazionale, che se n'è andata proprio questa settimana, la scorsa settimana, scusatemi, che proprio se n'è andata la scorsa settimana, ci ha lasciato la Raffaellona nazionale, la mitica Carrà, una gigantesca showgirl, una meravigliosa donna da un spettacolo, una come lei, ragazzi, io ve lo dico e sono serio, non l'avremo mai più, mettiamoci il cuore in pace, non avremo mai più una come Raffaella Carrà. Che purtroppo è un'altra che se ne va, e devo ammettere che mi ha preso un bel po', un bel ceffone in faccia, perché Raffaella Carrà è un altro personaggio che guardavo molto spesso in TV. Ragazzi, ci ha lasciato anche Richard Donner. Richard Donner, per quelli come me, gli appassionati di cinema vecchio stampo, e soprattutto quelli che vedevano i film, soprattutto in TV da piccoli, Richard Donner ha segnato per noi un'epoca, soprattutto nel periodo degli anni 90, periodo nel quale io sono cresciuto e andavo avanti a guardare su Italia 1, non mi scordo mai, Superman, i Goonies, Arma Letale, ragazzi, Arma Letale, che meraviglia, me li sono visti tutti gli Arma Letale, tranne il quarto un po' meh, però Ragazzi, Richard Donner è stato un grande regista, è un regista di noi, della nostra gioventù, è il regista puro anni 80, ma è un regista anche della nostra gioventù, un regista che letteralmente i suoi film ci hanno cresciuto. Non hanno niente di che, non hanno assolutamente niente di che, ragazzi, non è una roba tipo da Oscar, ma erano meravigliosi per noi, erano fatti, erano, non lo so, Donner era un regista con il cuore, che ci metteva il cuore, la passione in quello che faceva, perché era un regista che non si, non lo so, era come se non si prendesse troppo sul serio. Lui voleva semplicemente fare quello che voleva fare, senza troppi fronzoli, semplicemente andava e faceva e dirigeva. E tutte le pellicole che ha fatto, insomma, ci hanno lasciato qualcosa, ci hanno lasciato veramente qualcosa nel nostro cuore. E a chi Superman, ragazzi, Superman di Christopher Reeve è storico. I tre Superman fatti da Richard Donner sono fantastici. Credo che siano due, tre. Aiutatemi. Ditemi se lui li ha girati tutti e tre o ha girato solamente i primi due. Perché potrei sbagliarmi, ragazzi, perdonatemi. Arma Letale, ragazzi, Arma Letale, una splendido action movie molto con battute fantastiche, indimenticabili, con Mel Gibson e un Danny Glover in stato di grazia insieme, una coppia fantasmagorica. Lo stesso i Goonies, ragazzi, i Goonies, molti parlano di Stranger Things in questo periodo, ma i Goonies, ragazzi, lì sì che parliamo di bambini che vanno all'avventura, ragazzi, i Goonies, tutti se, tu, quelli come me, insomma, se li ricordano i Goonies, è un film fantasmagorico, però io oggi, non come vi ho detto, non voglio parlare di Richard Donner in generale, lo faranno tranquillamente Mr. Rob e il rinoceronte domani nella loro live, ragazzi, in caro estinto, lo faranno loro. Andatela a guardare, ne vale la pena, ragazzi. Loro parleranno invece proprio di Richard Donner, parleranno di tutta la sua filmografia e di come era un grande regista. Io semplicemente faccio questo mio tributo, scusatemi, ma lo faccio ad un film. Perché lui ha girato un film che per me sorpassa tutti quelli che ho appena citato. Per meraviglia, affetto, smisurato affetto, e magia, e soprattutto per una questione ancora più profonda dell'affetto.
È come se questo film indirettamente mi avesse accompagnato per vari step della mia vita, insomma, per vari momenti della mia vita. Ovviamente, vabbè, tanto sapete legge, regà, sto parlando ovviamente di Lady Hawk, della Dama dei Falchi. Adesso spiego perché la chiamo così. Allora, recupera, recupera, recupera. Perfetto. Lo faresti senza di me? Io assolutamente no, tesoro. Però io so che magari a te non vuoi. Se ti va di fare il cosplay di Isabel Navarra, io sarei più che felice di farli, sappilo, eh. Io sarei più che felice di farlo. Lo farei, anzi, lo farei più che volentieri. Devo convincerti a fare Isabel. Col suo vestito finale, che è bellissimo, il vestito della scena finale, ragazzi. Io ho commentato su Facebook la notizia della Carrà con Pippo Baudo Highlander. Scherzaci sopra, scherzaci sopra. Però è dispiaciuto anche a me. Eh sì, ragazzi, è dispiaciuto davvero. Aggiornamenti, mi stanno passando l'account e dopo la live potrò guardarmi Lady Hawk. Bravo, bravo, fallo, perché se no dovrò rintracciarti, dovrò darti un papagno sulla faccia. Ma che bella grafica, ovviamente. C'è il signor Rinoceronte che passa, il signor direttore. Buonasera, direttore, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Mi sembra solo i primi due. Perfetto, ti ringrazio con l'anima. Allora, i primi due sopra. Ah, a proposito, se, direttore, se sei ancora qui insieme a noi, Richard Donner ha diretto solo i primi due Superman o li ha diretti tutti e tre, quelli con Christopher Reeve? Dacci una mano perché io sinceramente non mi ricordo molto bene. Mi ricordo il primo, che è il mio preferito. Ci faccio sapere. I Goonies, altro film che accompagna tutta la vita. I primi due, grazie mille, direttore, grazie mille. Perfetto, i primi due sono di Richard Donner, ragazzi. Effettivamente, i primi due. Il terzo, ma i primi due, ragazzi, io me li ricordo sempre con il cuore. Anche perché, se non mi ricordo male, il secondo c'è. Il generale Zod, ragazzi, che meraviglia il generale Zod. Comunque, più una final cut del 2006 del secondo. Oh, interesting. Che lo miglior nettamente. Non lo sapevo questo. Devo andarlo a recuperare allora. Devo andarlo a recuperare assolutamente. Perché a me il secondo è piaciuto un sacco. Ripeto, proprio perché c'è Zod. E poi, vabbè, ragazzi, che cosa vogliamo dire a Gene Hackman che fa l'ex Luthor? Dai, ma comunque, scusate, eh. E Donner si conferma sempre più uno dei registi della mia vita. Sì, ragazzi, ci ha accompagnato. Così come Lady Hawk ha accompagnato la mia vita. Ragazzi, Lady Hawk, film del 1985, uscito in America ad aprile, se non mi ricordo male, l'ho segnato qui, 12 aprile del 1985, mentre qui è arrivato maggio, arrivò sulle nostre sale. Film meraviglioso, girato completamente o quasi completamente qui in Italia, ragazzi. Qui in Italia e soprattutto qua nelle mie, vicino alle mie zone, tra l'altro. Io ultimamente, la scorsa, se non mi ricordo male, è stato proprio lo scorso anno, andai con Perseboa, quasi lo scorso anno, andai con Perseboa a visitare, Torre Chiara. Il castello di Torre Chiara vicino Parma. Ragazzi, visitare un castello dove sai che è stato girato uno dei tuoi film preferiti ti dà un'emozione unica. Ragazzi, rivedere ti. Io l'ho visto talmente tante volte Lady Hawk, ragazzi, che quando ho visto il lungo corridoio che si trova e la zona interna, il cortile interno che si trova all'interno di Torre Chiara. Ho avuto i flash delle scene in cui si vede ovviamente il vescovo di Aguglion che si aggira lì all'interno del castello di Torre Chiara. Quindi, ragazzi, è stato un colpo al cuore per me vivere, venire lì in quel posto. Figuratevi anche per Perseboy, ci siamo emozionati un sacco. Per noi è stato un momento magico, veramente molto, molto magico, assolutamente. È stato luglio scorso, esatto, è stato luglio scorso. Eh sì, allora quasi, quasi un anno fa. È stato quasi un anno fa. E la luce strano hai un taglio sulla fronte. Da Lenny Smith ho un taglio sulla fronte che parte da qua. Questa è una cicatrice. Se intendi questo, è una cicatrice. Sì, è una cicatrice che parte da qua e finisce qua. E poi ho questa cicatrice qua. Sono stato operato 4 volte la testa. Poi un giorno, magari, se ne avrò voglia e coraggio, ve ne parlerò. Comunque. Che emozione, wow, sì, sì che la rimanca, è stata veramente un'emozione.
poterlo vivere, vedere, sentire proprio un attimino poter essere lì, capite? Cioè, nel senso, l'hai sempre visto sulla TV, ne hai sempre sentito parlare, e tu sai che quella è uno dei castelli di Lady Oak, dove sta girato uno che per te è stato uno dei film più belli della tua infanzia. Io l'ho visto, ragazzi, Lady Oak. Principalmente vi racconterò più le mie esperienze che mi leggo a questo film che il film in sé. Vi racconterò alcuni aneddoti che ho scoperto oggi girando su internet. Poi oggi me lo sono riguardato per l'ennesima volta perché volevo riguardarmelo, volevo avere anche il piacere di riguardarmelo, insomma. E tra l'altro ho scovato la locandina, questa locandina qua che è bellissima, io la trovo fantastica, anche se sono tutte belle, tutte quelle che trovate, anche tipo la copertina del DVD è molto bella. E ogni cosa è comunque molto carina. Comunque, dicevo, oggi parlerò molto a ruota libera, ragazzi. Parlerò più delle mie esperienze personali con questo film. Come l'ho conosciuto, cosa mi ha trasmesso, che cosa mi ha dato. Poi, ovviamente, ve l'ho detto, vi snocciolerò qualche aneddoto, qualche dato comunque del film. Non vi parlerò del film, della storia del film, ragazzi. Alcuni di voi non l'hanno visto, quindi sarebbe uno spoiler. E più che altro vi racconterò letteralmente degli aneddoti sul film, sulle cose, senza, ripeto, spoiler. Però, che poi il Castello di Torrechiara ha ancora quasi tutte le stanze affrescate e tenute in modo pregevole, se interessa. Assolutamente, assolutamente giusto. Bravissima presso voi che l'hai detto. Ragazzi, andatevelo a vedere anche per la pregevolezza degli affreschi che ha all'interno. Sono conservati in maniera ineccepibile. Sono bellissimi, gli interni di quel castello, ragazzi, sono da batticuore. E ripeto, non solo per il fattore, ah, questo è il castello di Lady Oak, uno dei castelli di Lady Oak, ma anche per la valenza artistica, la valenza storica, ragazzi. Il castello di Torrechiara va visitato, è una cornice meravigliosa per quanto mi riguarda. Ed è stata una visita, una gita veramente bellissima. Ne ho soltanto ricordi meravigliosi che spero di poter ripetere assolutamente con Persebo, perché veramente è un castello al quale alla fine ci sono molto molto legato. E quando ero piccolo, tipo 6 anni, sentivo mia zia parlare di questo bellissimo film Lady Oak, che però io avevo capito Lady Oka e mi chiedevo, ma hanno fatto il film su un palmipede? Lenny Smith. È interessante questa Lady Oka. È molto carino. Me lo segno per una gitarella, bravissimo Kalimaka. Non ci metto nemmeno tanto ad arrivare a imparare qui. Potrei farci un pensiero. Fallo, fallo perché ne vale veramente molto molto la pena, assolutamente. Allora, io la prima volta che vidi Lady Oak era a 6 anni, ragazzi. 6 anni. Avevo 6 anni e lo vidi su Italia 1, ovviamente. Lo vedi su Italia 1 in prima serata. Magia. Fu magia per me perché fu. Sai, c'erano, ero già in fissa con i cavalli e i cavalieri, le dame, insomma, il fantasy, o più semplicemente il fattore proprio dei cavalieri senza macchia e senza paura, diciamo così. E vedere Lady Oak per me fu. Pum! Un fulmine. Per me fu un fulmine. Fu un fulmine per molte cose. Fu un fulmine per vedere la meravigliosa figura di Rutger Hauer, Navarre, Étienne Navarre, ragazzi. Questo ex capitano delle guardie, questo letteralmente, ragazzi, Étienne Navarre è un cavaliere nero. E non ci stanno pezze che tengano, è un cavaliere nero. Quindi provate a immaginare il sottoscritto che vede questo splendido cavaliere nero che corre col suo cavallo, con Golia, questo gigantesco cavallo. Con questo spadone, la doppia balestra, e quando arrivava lui i nemici scappavano e non potevano far nulla contro di lui. E questo coraggioso cavaliere, quindi per me io vedere Navarre, per me era una cosa. Avevo due occhioni così. E soprattutto, ragazzi, Isabeau, la meravigliosa Michelle Pfeiffer. Io lo ammetto, Michelle Pfeiffer è una delle. Io credo che sia una delle donne più belle del pianeta. Ragazzi, Michelle Pfeiffer lo è e lo sarà sempre. È bella tuttora, ragazzi. Tuttora è bella, è qualcosa di. E credo che lei sia eterna, secondo me, per quanto riguarda. Lei ha un'eterna giovinezza, perché Michelle Pfeiffer, ragazzi, è di una bellezza sconfinata. È di una bravura sconfinata, ok. Michelle Pfeiffer, ragazzi, poi io la rividi
L'avevo già vista in Batman e Ritorno, quindi figuriamoci quando la rividi, infatti, in quelle pose. Insomma, ovviamente Batman e Ritorno fu fatto dopo, però capita un attimino per me. Io lo vidi in televisione, Lady Hawk, quindi per me dissi subito: Catwoman, perché ero piccolo, l'avevo visto. Adoro Batman, quindi figuriamoci. Il Batman Ritorno è un meraviglioso film per quanto mi riguarda. E vedere lei disse: ah, caspita, è Catwoman lei. Quanto era bella. Quanto è bella, ragazzi. Per me, Isabeau per di più era. Credo che per un periodo è stata la mia crush da piccolo. Chi abbiamo qui? Allora, lo leggo qui che è Elsa Caccamo, grazie mille Elsa Caccamo, grazie davvero per il follow, troppo gentile. Guardaci, guardaci, che scena, che scena. Dopo andiamo nel dettaglio, ragazzi. Dopo andiamo. Ma Michelle Pfeiffer è favolosa, ragazzi, sì, è favolosa, è favolosa. Elisa, non so perché non ho letto la I, perdonami Elisa, Elisa Caccamo. Concordo, lei è incantevole. Oddio, ti conosco. Oibò. Beh, sì, sono John Wick. Oddio, non uccido la gente con le matite, però ci potrei provare, insomma. Ci potrei provare, insomma, assolutamente. Sarà un film su un altro livello rispetto a Lady Hawk, ma uno dei miei film preferiti con la Pfeiffer è Le Streghe di Eastwick, dove era accompagnata Susan Sarandon, Cher e Jack Nicholson. Allora, Le Streghe di Eastwick, scusatemi, è giustamente un gran bel film, è di un altro livello secondo me, è un'altra, sempre comunque fantasy, sempre magari fantasy più sull'occulto, comunque sul magico, però comunque è un altro bel film, un'altra bella interpretazione, poi lei stava anche con un bel cast a mio parere, è molto carino Le Streghe di Eastwick in effetti, ragazzi, non è da sottovalutare, ma sempre su quel periodo in cui facevamo questi film molto semplici, senza grandi pretese, ma che sono rimaste nell'immaginario collettivo, insomma. Dicevo, vedere questo, poi vedere tutta l'ambientazione, questo fantasy, così semplice, così per niente esagerato, poi, e soprattutto, ragazzi, era una storia d'amore. Per un bambino di 6 anni, vedere la storia d'amore di Navarre e Isabeau, spezza il cuore, spezza il cuoricino, soprattutto per il fatto che comunque, come stavo dicendo, la mia crush per la Pfeiffer mi ha seguito per molto tempo da ragazzino, quindi insomma, capito un attimino anche il fattore. E vedere loro due che lottano e si disperano perché non possono stare insieme, proprio perché lei di giorno è un falco. Lei di giorno si trasforma in un falco e lui di notte si tramuta in un lupo senza mai riuscire a incrociarsi se non per brevi attimi, per un breve istante che divide il giorno dalla notte, senza neanche riuscire a sfiorarsi. Ragazzi, fa spaccare il cuore in due a un bambino. E io tuttora piango in certe scene, ragazzi, tuttora piango. Mi sta a venire il magone proprio adesso, mi sta a venire il magone. Sempre insieme, eternamente divisi. Ragazzi, che frasi. Sono frasi belle, sono frasi, son frasi veramente che rimangono nella storia. Per me vedere Lady Hawk da bambino è stata una mezza folgorazione. Mi ricordo che tra l'altro in quel periodo andavo a un campo estivo ed era addirittura un campo estivo proprio a tema Cavalieri. E io, visto che potevamo dipingere la spada, lo scudo e ci davano il mantello del colore che volevamo, io, figuratevi, appena visto Lady Hawk, io dipinsi il mio scudo di nero, ovviamente, ci feci fare dalla mia animatrice dell'epoca, era molto brava col disegno, una sorta di falco per l'appunto, proprio per Lady Hawk, e mi misi il mantello nero per farmi capire un attimino come l'ho messo. E andavo all'attacco gridando per Isabeau, ragazzi. Ero fuconato da piccolo io, non che adesso stia serio, insomma, ma anche una bambina di 45 spezza il cuore sempre. Ma non dire così, non sei una bambiona, mi smolli, insomma. Ma Baby Navarre, è un Baby Navarre, ragazzi, io ero rimasto folgorato. Quel film, ogni volta che lo ridavano in TV,
Anche al pomeriggio, poi sapete, il sabato pomeriggio su Italia 1 davano sempre questi film qua, comunque, cioè La storia infinita, e Superman, poi figuratevi, anche ancora adesso danno Batman, questa cosa, e ogni tanto davano Lady Hawk. E io me lo guardavo sempre, ogni volta che sapevo, perché sai, c'erano i libretti, ovviamente ci sono tuttora le guide TV, ogni volta che vedevo che facevano Lady Hawk, o il pomeriggio, o anche a notte l'ho trovata, perché una volta mi ricordo di averlo visto a mezzanotte e mezza, chiesi ai miei genitori il permesso di poterlo vedere in sala, mentre loro dormivano, perché sai, a quel tempo andavi a scuola, quindi non si poteva, lo vidi a mezzanotte e mezza, ragazzi, pur di vedere Lady Hawk. Per me quel film è tutto, cioè è tutto quanto. E ripeto, mi ha accompagnato per vari step della mia vita. Io faccio scherma, come potete vedere, io faccio scherma storica, ragazzi, io faccio scherma medievale. E quando ho cominciato per la prima volta, quando mi hanno invitato a fare delle prove per fare scherma per l'appunto, per me fu una meraviglia, cioè nel senso. Fui contentissimo di poterlo fare, anche perché, ripeto, il Medioevo è un periodo temporale che mi piace molto, un periodo storico, scusate, un periodo storico che mi piace tanto, che amo, alla stregua dell'età del bronzo, ragazzi, dell'epoca ellenica, come mi piace definire a me. E perciò per me era fantastico. Un campo estivo tema cavalieri? A noi era tema campo estivo, piango. No, povera. Eh sì, qua facevano i campi estivi a tema. E quell'anno mi ricordo era tema cavalieri. Infatti ci furono un gruppo di attori che recitarono i Parsifal. E noi invece alla sera, l'ultima sera, addirittura ci fecero fare tipo la parata militare con le giostre, addirittura noi facevamo i duelli, sai, quelle cose lì, in cui ricevettimo poi le nostre spade, spade di plastica, poi eravamo tutti con le tabarde, insomma ragazzi è stato un momento veramente molto molto bello. Quello è stato l'unico, tra l'altro è stato l'unico campo, sì, l'unico campo estivo che ho mai fatto. Qui ad Albinea, perché altrimenti non ci sono mai andato, perché non è che mi attirassero tanto. Quello fu l'unico campo estivo in cui andai e mi divertì tantissimo. E mi dispiace che purtroppo verso Bono non sei riuscito a fare un campo estivo così carino. È un peccato, perché veramente era molto bello. Vero, quando andavo all'elementare aspettavo il sabato pomeriggio per guardarmi un film su Italia 1. Ogni volta che facevo Lady Hawk era incollata al divano. Eh sì, che la rimanca. Eh sì, idem, idem. Ma Marina, avrai 5 anni, ma non sei una bambina, giusto? Sono sedicenne dentro. Perché lì siete ricchi e siete ricchi snob, e noi poveri villagers dispersi. Ma non è vero. Un po' però che Albinea è altolocate, un pochettino è vero, lo devo ammettere. Comunque, quando ho cominciato a fare schema medievale, il mio pensiero è andato ovviamente a due cose: Berserk. Berserk, appunto, e Lady Hawk, ragazzi. E infatti la prima cosa che ho pensato, caspita, sarò un Étienne Navarre italiano. Ridendo, perché ci ho pensato, perché dicevo una boiata. E ragazzi, ora che lo faccio, ora che comunque ho preso una certa tecnica base, ragazzi, non è che sono quello che fa le mosse, tipo, però so combattere, nel senso potrei fare tranquillamente dei figurati scenici preparati e ben fatti, insomma, senza problemi. E ogni volta che uso lei, che adesso ve la mostro un pochettino, eccola qua, ragazzi, il mio spadone due mani, questo è il mio spadone due mani, si chiama Legame. Ovviamente lo metto qua in mezzo, ovviamente per tenermelo un po' qui con me. È talmente lunga che si vede ancora il manico, rendetevi conto. E ogni volta che la uso, beh, ho un attimino il sentimento anche di. Mi immagino il buon Navarre che invece sfodera il suo spadone. Uno spadone bellissimo. Lui ha questa cosa che lui ha una gemma. Per ogni prova d'onore che questa spada ha avuto, la gemma della sua famiglia, la gemma del padre, e poi c'è la gemma del nonno, la gemma del padre, e poi al centro c'è uno spazio vuoto, ovvero lo spazio dove deve essere incastrata la sua di gemma. Solo quando lui sarà degno di una prova d'onore, insomma, sarà degno di portare avanti l'onore della famiglia, della sua famiglia, della sua casata, insomma.
ed è fantastico, tenendo anche conto di una cosa molto importante. Lui uno spandone del genere, se non più grosso, perché lo spandone di Navarra, ragazzi, nel film è una sbagliander totale, lui la lancia. Sì, lui lo prende e la lancia come un giavellotto, e ha una precisione incredibile, ragazzi. Io ogni volta che vedo quelle scene, ogni volta che lui usa la spada come un giavellotto, io rimango così, scemo, così. Tutte le sante volte, perché ho detto, porca vacca, ogni volta è una cosa terrificante. Poi c'ho quella scena lì in cui lui la estrae mentre sta combattendo contro dei nemici, e c'è il nemico che vede lui che estrae il suo spadone, si rigira e se ne va e taglia la corda. Cioè è fantastico, ragazzi, taglia la corda. Veramente, è geniale. Cioè, lo fa una cosa abbastanza credibile. Lo farebbe chiunque. Chiunque taglierebbe la corda di fronte a un tizio tutto in nero, con lo sguardo incazzato, che tiene in mano uno spadone a due mani. Santo cielo, Rutger Hauer, ti vorrò sempre bene. Veglia su di me. Fantastico, ragazzi. Fantastico. La scena finale della chiesa. Mamma mia, ragazzi, la scena finale della chiesa. Che meraviglia, che meraviglia. Come fa? Quante volte ci hai provato? Allora, non con questa, non con lei, ci tengo troppo a questa spada. Ammetto che non ci... Insomma, una volta ci ho provato con l'altra spada, la spada a una mano. Ho provato a lanciarla come giavellotto. Me l'hanno detti di ogni, perché sono stato uno stupido, però alla fine... Però si è piantata sul terreno, è stato molto figo questa cosa. Questa cosa non esce da questa live, ragazzi, mi raccomando. Quando avrò finito questa live la cancellerò immediatamente. Sì, ho provato anch'io a lanciare una spada. No, non è andata esattamente come nel film. Ma, ehi, bisognava farlo prima o poi. Bisognava farlo. No, Neve no. Lo so. L'ho fatto con Neve. Neve è l'altra mia spada, ragazzi. È la spada a una mano, invece. Io ho due spade, una a due mani e una a una mano. Io ho un armamentario, ragazzi. Io ho un'ascia, ho un falcione, ho un spade corte, ho un tridente, che è quello che ho usato per fare il Poseidone. Quindi, però è un tridente vero da gladiatorico, ragazzi, quindi si può usare. Insomma, ho un botto di robina che, insomma, fa impallidire anche un attimino il fabbro ferraio, insomma. Ma se lancia le spade, poi con cosa combatte? E il bello è quello, Spike. Lui aveva anche una spada corta, aveva il classico pugnale, aveva la balestra due addirittura due colpi, aveva questa balestra bellissima. Era messo bene con le armi, era messo molto bene. Tra l'altro, e niente, quindi schermo medievale per me. Tra l'altro, mi ricordo alla prima rievocazione che ho fatto, i primi duelli che ho fatto con una sorta di presi un pezzo di foulard per imitare il buon Navarre, che durante la scena della chiesa ha un pezzo di stoffa preso dal vestito di Isabeau. Me lo sono messo nel fianco per omaggiare il mio meraviglioso Navarre, insomma, il mio fantastico cavaliere nero. E feci i duelli con quello e vinsi il duello, cioè, nel senso, vinsi questo piccolo torneo che sono andato a creare, vinsi questo piccolo duello, questo piccolo torneo. E mi ricordo che ne fui nettamente felice e dissi: caspita, allora mi ha portato fortuna il bacio di Isabeau, insomma, il pegno di Isabeau, dissi. E quello è un'altra cosa che mi ha accompagnato. La mia passione per la scherma storica, per la scherma medievale, ha preso vita proprio guardando quel film, ironicamente. E quando è arrivato il momento di poter farlo, il pensiero è volato subito a quel film. Ed è stata una cosa incredibile. Ripensarci anche adesso, a mente sciolta. Mente sciolta, non ho ben capito perché l'ho detto. Comunque l'ho detto, ormai l'ho detto, quindi vado avanti. Ha un certo impatto adesso. Soprattutto dopo averlo visto tante volte. E dopo l'attaccamento che ho a quel film, insomma. Quindi è anche quello. Poi non solo, ragazzi, ma Lady Hawk è stato uno dei film nella quale Kentaro Miura ha usato come ispirazione per fare Berserk. Prima l'ho citato, Berserk. Ma Berserk e Lady Hawk sono uniti da un doppio filo, perché Kentaro Miura adorava il film Lady Hawk, adorava Rutger Hauer,
perché l'aveva vista anche nell'Amore e il Sangue, un altro film in cui Rutger Hauer faceva un ruolo simile, anche se lì era molto più cattivo rispetto a Navarre, anche se poi alla fine è il protagonista di questa storia, L'Amore e il Sangue. Ed era veramente... Miura era un grande fan di questo, di questo genere, di Lady Hawk, e prese ispirazione per fare alcuni design di alcuni soldati, e soprattutto per quanto riguarda l'elmo che Gatsu usa nell'Età dell'Oro. Ragazzi, se voi andate a vedere l'elmo utilizzato di Gatsu nell'Età dell'Oro, ragazzi, ha la foggia dell'elmo di Navarre ed è bellissimo, e vi fa capire che lui si ispira. Poi anche Golia, lui ha fatto vedere un cavallo, mi ricordo, nell'Età dell'Oro, che assomigliava tantissimo a Golia. Ha fatto varie citazioni di Lady Hawk all'interno di Berserk, più o meno visibili. Insomma, quella più visibile ovviamente è la figura di Gatsu e il suo armamentario, così identiche a quelle di Navarre, insomma, ed è fantastico, ragazzi. Sono particolari che ho adorato e che mi hanno fatto amare ancora di più il fumetto, il manga di Berserk, e che mi ha fatto sempre pensare ancora di più che Lady Hawk, ragazzi, è un film che ero destinato a vedere e ad amare. Giustamente. Comunque, gli allenamenti servono a questo. Secondo te, noi cosa facciamo quando ci alleniamo? Esatto. Servono anche a provare cose che hai fatto nei film, ovviamente, che hai visto nei film. Io ci ho provato, volevo tanto provarci, e allora mi sono detto, fammelo. Io l'ho letteralmente presa come l'ha presa lui e l'ho lanciata. Si è andata, ha fatto una parabola, però si è conficcata nel terreno, si è conficcata molto bene nel terreno. Vabbè, allora Bara lancia la spada quando hai solo quella, esatto. Si vede, direi, Miura, oltre ad essere che un genio, aveva anche un buon gusto. Concordo vivamente, aveva un gran bel gusto, ragazzi. Lady Hawk, che cosa si può dire di questo film? Oltre al fatto che Donner e la sua truppa hanno trovato dei castelli bellissimi, ragazzi, solo Rock Calascio, che era il castello dove viveva, il castello barra chiesa dove viveva Imperius, il prete che gli aiuta e scopre come fare a rompere l'incantesimo che purtroppo divide Isabeau e la buona e il buon Navarre, e tanti altri castelli in Toscana sono stati presi, sono stati portati, il bosco del, me lo sono segnato, il bosco di Pereto in Abruzzo, ragazzi. Che meraviglia quel posto dove probabilmente si ambienta un paio di scene della storia. Meraviglia pura, ragazzi, meraviglia pura. Tra l'altro ho scoperto che all'inizio Donner pensava alla Cecoslovacchia per girare il film, solo che poi in Cecoslovacchia hanno trovato un tempo pessimo e le location che sono andate a vedere non erano abbastanza per quello che chiedeva Donner, e invece poi sono andati in Italia e hanno trovato le location che più gli piacevano. Tra l'altro, la famosa scena della chiesa che abbiamo citato poc'anzi è stata riprodotta a Cinecittà, ragazzi, è stata fatta totalmente a Cinecittà, è stata ricostruita a Cinecittà, perché giustamente, ovviamente, girare dentro una chiesa è difficile, ma poi non riusciamo a trovare una chiesa che la apprezzasse pienamente, quindi tutte le scene all'interno della chiesa sono state girate a Cinecittà. Fantasmagorica la scena della chiesa, meraviglioso il duello finale, così sporco, così poco eclatante, come si vedono adesso che fanno volteggiare magari le spade, no, era ignorante, ragazzi. Se picchiano, se menano, si tirano i calci, si mordono, loro poi si danno a ste botte, e poi all'inizio loro che ci sono tutti e due con i cavalli, proprio sembra che siano in una giostra, è troppo bello, ragazzi, troppo bello quello scontro. E il film è stato girato in 3 mesi, no, non 3 mesi, anche di più, ma sono stati tanti mesi comunque di produzione, perché si spostavano da una location all'altra e passavano lunghi mesi, talmente tanti che Michelle Pfeiffer, tra l'altro, fu il periodo più lungo che passò
fuori casa da quando aveva appena iniziato. Tenete conto che Lady Hawk dovrebbe essere all'incirca il suo decimo film, era molto giovane ancora, era un talento che Hollywood aveva scoperto ma che ancora stava prendendo piede, insomma, Michelle Pfeiffer, ed era la prima volta che stava così tanto lontano da casa in Europa, che era rimasta così tanto in Europa, e per cercare di combattere la nostalgia di casa e anche per tenersi impegnato durante le riprese, durante le pause dal set, aveva iniziato a dipingere e la pittura è diventata una delle sue più grandi passioni. Non se n'è più separata, lei tuttora continua a dipingere. Lei lo dice tranquillamente, dice che Lady Hawk le ha fatto scoprire una delle sue più grandi passioni dopo la recitazione, ovvero la pittura. Lei è una pittrice, ha dipinto molti quadri che poi aveva portato in dono ai suoi familiari quando è poi tornata. È bellissima questa storia di lei, insomma, che ha scoperto un'altra sua grande passione proprio all'interno di questo film. È bello, lo fa sembrare ancora più speciale, insomma. E, erano botte dure, sì, bella lei. Sì, botte dure, assolutamente, bella lei, assolutamente. È veramente una cosa molto molto bella, mi è piaciuta molto. Così come mi è piaciuto, come ho scoperto, come Rutger Hauer ha ottenuto la parte. Perché Rutger Hauer non doveva fare Navarre, ragazzi, lo doveva fare Kurt Russell. Perché Kurt Russell in quel periodo era giovane e quindi Donner voleva Rutger Hauer, ma lo voleva per il ruolo del cattivo, non del vescovo, bensì del capitano delle guardie, Marquet si dovrebbe chiamare, se non mi ricordo male, e doveva interpretare il cattivo. Solo che a Rutger Hauer non piaceva quel ruolo, non gli piaceva. Lui amava Navarre, gli era piaciuto tantissimo il ruolo di Navarre. E continuano a chiedere a Donner di dargli una possibilità per poter fare la parte. Donner purtroppo gli aveva detto: guarda, abbiamo già dato la parte, io vorrei che tu ci fossi, però se tu te ne vai perché non riesci a fare questo mi dispiacerebbe molto. Quindi il povero Rutger Hauer era quasi un po' costretto a dover fare questa parte, perché comunque l'avevano già scritturato. Solo che è successo a un mese circa, un mese e mezzo dall'inizio delle riprese, Kurt Russell non poté più fare la parte, dovete disertare, rinunciò alla parte, e Donner, felicissimo, e Donner fu felice perché dice, chiamò Rutger Hauer, che era in Olanda in quel periodo, chiamò Rutger Hauer e disse: Rutger, Kurt Russell non ce la fa, la vuoi la parte di Navarre? Te la do, non ti preoccupare, per la parte del capitano cattivo abbiamo un altro attore che lo può fare. Figuratevi, Rutger Hauer saltò di gioia, dissero. Fu così contento che decise di prendere un furgoncino che praticamente era diventato un camper, lui l'aveva trasformato in un camper, e stupì Richard Donner perché lui partì dall'Olanda con questo camper e arrivò arrivò alla location del primo giorno di set, che era in Italia, se non sbaglio era proprio in Abruzzo, si fece tutta la strada con questo camper. Stupendo Richard Donner, perché lo vide probabilmente già lì sul set, già lì pronto, bello, pronto per girare, talmente era contento di poter interpretare Navarre. E tra l'altro, mentre loro si spostavano, Rutger Hauer si spostava con questo piccolo camper. Cioè, era fantastico, ragazzi, quando l'ho raccontato, quando l'ho letto mi sono messo a ridere, perché immaginatevi la felicità di un uomo che scopre che può fare la parte che gli piace così tanto. Ragazzi, lui è venuto dall'Olanda, è venuto giù con il camper fino in Abruzzo, e gli ha seguiti per tutto il tempo, raga, è stata una roba, stupì lo stesso Donner, infatti si disse che era stupito, una cosa del genere. Beh, lui ha la faccia da cattivo, sì, è vero che lui ha la faccia di cattivo, infatti ragazzi, Roy Batty, lui insomma veniva anche da quello, Lelle, esatto, non posso darti torto. Ha fatto un'offerta che Kurt Russell non poteva rifiutare. Poco poco entusiasta. Che bello davvero, ragazzi. È bellissimo quando ho letto, perché io avrei fatto la stessa cosa. Cioè, mi immagino io che smania per avere un ruolo che amo tantissimo, questo ruolo che vorrei tanto poterlo fare, e mi chiama il regista: lo farai? Wow, faccio i salti di gioia, ci vengo anch'io in camper, ci vengo in monopattino dall'Olanda fino in Abruzzo per poterlo fare. Mi sto scherzando.
fu un aneddoto veramente molto molto bello. E un altro aneddoto, ragazzi, carino, visto che sono in tema di aneddoti, ve li sparo un attimino così. Fu però un'azione legale, ragazzi, perché che cosa è successo? È successo che la Warner Bros. Quando fece la pubblicità per la stampa, disse che il Lady Hawk era ispirato a un'antica leggenda medievale europea. Continuò a dire: no, ma questa storia è ispirata a una leggenda europea. Cosa che fece arrabbiare Edward Camara, si dovrebbe chiamare. Camara, scusatemi, Edward Camara, l'ho appena letto, giusto per essere sicuro. Edward Camara, che era lo sceneggiatore, che aveva scritto anche la storia. Lui disse: no, 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 non è ispirata a nessuna leggenda medievale, nessuna leggenda storica. Che state dicendo voi di Warner Bros.? Ma non va azzardata a dire ste boiate. Il problema è che ci avevamo fatto una campagna pubblicitaria su questa cosa qua. Al che Camara gli disse: no, no, voi non avete capito niente. Lui fece rimostranze alla sede degli scrittori americani, che citarono la Warner Bros. Per diffamazione. No, non diffamazione, non mi ricordo se era cattiva pubblicità o insomma, falso. Veramente. Disse che aveva fatto una boiata. Fatto sta che alla fine Warner Bros. Per evitare uno scandalo dovette giungere a patti con Camara e lo pagarono per le scuse. Gli chiesero le scuse e lui si fece pagare per questa cosa qua, visto che l'aveva scritto lui. La storia era sua, la sceneggiatura era sua, insieme a altri due. Ha detto: ma che è sta cosa? Cioè, non ho capito, perdonatemi. Solo che questa cosa della leggenda medievale in America è rimasta tuttora. Che molte persone dicono ancora che Lady Hawk sia ispirata a una leggenda medievale locale, che si dica sia anche vera, per farvi capire. Dietro, infatti, i DVD americani c'è proprio scritto, ragazzi, c'è proprio scritto. C'è tuttora, se andate a comprare una copia di quella americana, tuttora c'è scritto. Quindi è matta la Warner Bros. Che poi la Warner Bros., anche se poi a distribuirlo fu, a produrlo fu la cosa, la 20th Century Fox, ragazzi. 20th Century Fox. Gamera, che poi appestarsi con Godzilla, da Lenny Smith, no, please, queste sono battute che non le accetto. Mannaggia a te, mannaggia, mannaggia a te. Illazione? Sì, illazione. Esatto, gli citò per l'illazione. Sì, vabbè, aggiungiamo procurato all'ame, pessimo gusto nei vestiti e panna alla carbonara. Allora, panna alla carbonara va punito severamente, ragazzi. 20 anni di galera a chi mette la panna nella carbonara. E nessuno mi scriva che mette la panna nella carbonara, se no altrimenti i ragazzi vi vengono a cercare a casa. Altro che John Wick. Altro che John Wick, ragazzi. E beh, ci credo, come se riconoscessi il marito di aver creato la storia di suo pugno. Esatto, e mi incazzerei pure io. Esatto, sì, ragazzi, cioè, non va bene. Tra l'altro, parlando proprio della produzione, proprio visto che parlavamo di la produzione è quasi interamente italiana. Siamo tra i vestiti, i supervisori, il direttore della fotografia, i tecnici erano per la maggior parte, per un buon 90% italiani. Visto che era tutto girato in Italia, Donner decise di cercare la produzione in Italia e trovò anche il famoso direttore che viene citato nel film come cinematografo. Cinematografo. Non so perché, però lui viene citato cinematografo Vittorio Storaro. Vittorio Storaro, che è un grandissimo direttore della fotografia. E Rutger Hauer raccontò un aneddoto per quanto riguarda come ha vissuto il set di Lady Hawk. Lui disse, ha sempre detto che quello fu uno dei film più difficili che ha girato, perché lo ammette, perché c'ha da fare molte cose. Disse: fu uno dei film più difficili, ma anche uno dei più divertenti, perché lui ha detto: io ce l'ho nel cuore Lady Hawk, per me è stato un periodo bellissimo della mia carriera. E anche perché amavo l'Italia, amo l'Italia, disse, e adoravo le zone, quindi io fare un film lì, per me, io ci misi anima e cuore per poter rendere un noir veramente fantastico. Me lo ricordo anche comunque il piacere di recitare comunque lì. E si ricorda soprattutto il fattore
che gli italiani erano dei gran chiacchieroni che non smettevano mai di parlare e disturbavano un sacco le riprese. Perché? Perché in Italia nell'85 le produzioni italiane non erano abituate, soprattutto lo staff italiano non era abituato alla sola impresa diretta, che si sente tutto, quindi loro magari un po' lontani, ma cominciamo a parlare, facevano i caciaroni e Donner si sgolava di gli state zitti, solo lo diceva in inglese, quindi questi non lo capivano. Quindi Vittorio Storaro fu costretto a diventare anche il traduttore di Donner per andare a bacchettare i suoi colleghi italiani, dirgli: ragazzi, non dovete parlare quando ci sono le riprese, si sente tutto, state zitti. E questo faceva morire da ridere il povero Rutger Hauer, che diceva, loro facevano sempre delle facce strane, proprio delle frasi del genere. E lì purtroppo ci siamo fatti riconoscere un'altra volta, quanto riguarda. Addirittura, solo 20 anni, 20 anni, sì? 20 anni, ragazzi. Sì, sì, abito a Roma, la carbonara non la faccio nemmeno con la faccio neanche con la pancetta. Il guanciale, regà, il guanciale. Vebossino cornifica a tutti. Produzione La Magnesia col grande Sergio Di Boy. Eh sì, addirittura sì, sì tesoro, addirittura sì. Ma pure a Londra lo faccio solo se trovo il guanciale. Brava Miss Molly. Beh, se guardi l'industria del cinema è innegabile che tra gli italiani spiccano scenografi, costumisti, truccatori, direttori di fotografia di tutti gli spazi. Assolutamente ragazzi, assolutamente ce li invidiano in tutto il mondo, i nostri. E vi vorrei ricordare Dante Ferretti, ragazzi. Tre volte premio Oscar, punto. Con un ragazzo solo per tornare fra gasso dal set, esatto. Solamente per uno, cioè per farvi capire un attimino com'è la situazione. Però, raga, ve fa sputtana sta cosa. Altra nota molto carina di Lady Hawk, ragazzi, erano gli animali. Gli animali praticamente c'erano, soprattutto i falchi, ne usavano di vario tipo, insomma, alcuni per le riprese quando volano e altri invece quando si posavano sul braccio di Rutger Hauer. C'era una delle poiane, era una poiana, una di queste poiane, che era particolarmente affezionata da tutti, perché? E soprattutto si era affezionata a Rutger Hauer. Perché ogni volta che si posava sul suo braccio, lei arruffava tutte le penne, in modo da attirare l'attenzione di Rutger Hauer, perché gli piaceva Rutger Hauer. E Rutger Hauer diceva, io mi ero affezionato a questa poiana, Little Pasta si chiamava, la che avevano chiamato così, era diventata la mascotte delle riprese. Purtroppo però, Little Pasta è deceduta durante il set. Durante la famosa scena in cui c'è il falco che viene colpito da un dardo della balestra, dove c'è il falco che poi è Isabeau che viene colpita e poi cade a terra. Purtroppo quella scena, la prima soprattutto, è successa davvero. Hanno sbagliato il tiro, hanno calibrato male e hanno colpito davvero la poiana, purtroppo è morta. Non è stato voluto, è stato totalmente accidentale, perché non hanno calcolato bene le tempistiche. La balestra è partita prima del tempo, era difettosa e hanno colpito la poiana. Purtroppo Little Pasta è deceduta. Solo che Richard Donner e tutto il cast, tutto il senso, ci si era affezionato a quella poiana, che le hanno dedicato il film. E tra l'altro Lady Hawk è il primo film dedicato a un animale. È veramente molto toccante questa cosa, anche perché ve l'ho detto, il rapporto che c'è nel set con gli animali era molto sincero. Avevano portato dei lupi dalla California, lupi, meravigliosi lupi veramente, che erano super addestrati, erano tipo mansueti. Si vede una scena in cui Michelle Pfeiffer tranquillamente se le accarezza, alla fine del set ci gioca, ci fa le carezze, insomma, erano bellissimi. E anche tutti questi falchi che poi andavano lì tranquillamente, Rutger Hauer si erano affezionati, soprattutto, come ho detto prima, a Little Pasta, questa piccola poiana che purtroppo, per un malaugurato incidente,
morì durante le riprese, insomma. Ma poveri, non lo sapevo. Non lo sapevo. E Gabriel Garco come attore, sì, nei tuoi sogni, Spike. Non lo sapevo, non lo sapevo nemmeno io. L'ho visto durante quando sono andato a prendere degli aneddoti, ragazzi, ho visto e ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male anch'io, sono sincero. Ok, appena smesso di essere uno dei miei film preferiti. No, preferivano gli animali gli italiani che parlavano, poveri. Sì, ragazzi, purtroppo è così. Lo so, immagino. Vi giuro, mi ha spezzato il cuore anche a me. Anche perché, ripeto, per loro è diventata la loro mascotte. Perché, pensate, ci hanno girato quasi tutte le scene. Poi, quando è arrivata quella scena lì, purtroppo c'è stato quel problema e non ce l'ha fatta. Hanno cercato di salvarla, ma è troppo tardi. Purtroppo non sono riusciti a salvarla. La povera Little Pasta, l'avevano chiamata così. Ed è molto bello anche questo. Tra l'altro c'è un altro aneddoto molto simpatico che riguarda invece la scena con Golia, il meraviglioso cavallo che era di origini ebraiche addirittura. Sì, non ebraiche, scusatemi, israeliane. Ebraiche, perdonatemi, sono fuso. Israeliane, è un bellissimo cavallo israeliano questo, che si chiamava Otello. Tra l'altro, è bellissimo. Questo nome per me rimarrà sempre nel cuore. Che è successo? C'è una scena in cui c'è Matthew Broderick, per l'appunto, che non ho ancora citato, che lui è un personaggio bellissimo, Gaston. Che tra l'altro, Matthew Broderick è il primo nome che si vede nei titoli di testa. Perché? Perché era un periodo in cui andava molto per la maggiore Matthew Broderick e hanno deciso di mettere lui invece di Rutger Hauer per primo, per non si sa come e perché, ma per cercare di attirare più gente possibile. E Matthew Broderick disse che dovevamo girare la famosa scena con di lui che deve correre alla rocca dove si trova Imperius per salvare per l'appunto il falco di Isabeau. Quando girano quella scena, c'è la propria scena in cui Rutger Hauer dà una pacca sulle natiche del buon Golia, che poi comincia a correre. Solo che la prima scena, Rutger Hauer gli diede questa pacca talmente forte che il cavallo partì alla velocità della luce, proprio corse come un matto con Matthew Broderick sopra. Che rese impossibile agguantarlo, ma fece diversi chilometri, ragazzi. Anche la produzione si dovette fermare quel giorno, dovette fermare per delle ore, diverse ore, per aspettare che Matthew Broderick calmasse l'animale e tornasse indietro. Per farvi capire quanto caspiterina era andato lontano quel cavallo con la pacca gli aveva dato Rutger Hauer. Ma invece ci sono degli aneddoti che ti fanno sputtanare, ragazzi, veramente. Per questa cosa adesso scelgo io i film a vita, ok? Oh no, esatto. No, dai, verso voi, è pur sempre Lady Oh, che meraviglioso, dai, cioè, nel senso, no, no. Anzi, dobbiamo amarlo ancora di più anche in onore di Little Pasta, dai, assolutamente, non possiamo smettere di amarlo questo meraviglioso film, assolutamente. E per ora ci sono solo maltrattamenti sugli animali, ma non l'ha fatto apposta il povero Rutger Hauer, l'ha fatto, lui lo disse, lo fece con un po' troppo impeto, insomma. Mi immagino Broderick sul cavallo, mamma mia, disse che no, stava urlando, ha detto si era tenuto per le briglie e stava urlando come un matto. Tra l'altro, alcune scene di loro a cavallo sono proprio loro, perché hanno imparato a cavalcare. Rutger Hauer ha preso lezioni di equitazione per poter cavalcare lui insieme a Matthew Broderick. Anche lo stesso Broderick aveva preso qualche lezione per essere, nel caso dovesse fare delle scene in cui doveva cavalcare. E la maggior parte delle scene in cui c'è Rutger Hauer che cavalca, cioè Navarre che cavalca, è proprio Rutger Hauer. Non c'è nessuna controfigura, era proprio lui che cavalcava, perché lui aveva preso tantissime lezioni e l'aveva fatto in maniera ineccepibile. Infatti è molto bello perché lui poi con Golia ci aveva preso anche un rapporto, con Otello, insomma, con il cavallo Otello ci aveva preso anche un rapporto speciale e la maggior parte delle volte riusciva. Addirittura ha detto per cementare questo sodalizio con il cavallo, uscivano ogni tanto, lui andava a galoppare con lui in giro per poter conoscerlo, per poter abituarsi anche alla sua andatura. Quindi
Molto bella questa cosa, molto molto bella. Un po' come quel pazzo di Cruise che non vuole controfigure, fa tutto lui, pazzo sgravato, assolutamente sì. È un po' così, ci sono tanti attori che non vogliono controfigure perché hanno paura che si fanno male. Keanu Reeves è uno di questi ragazzi, Keanu Reeves è un altro che se può fa lui gli stunt, non gli fa fare agli altri perché ci tiene più che altro, non solo ci tiene ma ha paura che gli stuntmen si facciano male. Quindi fate un po' voi, lui è un cuore d'oro, quindi fate un po' voi. Però molti invece hanno deciso. Heath Ledger, ragazzi, prima o poi dedicherò una live al buon Heath. Heath Ledger nelle quattro piume, lui era appassionato di equitazione. Lui in Australia aveva preso anni, aveva fatto anni e anni e anni di lezioni di equitazione. Lui amava cavalcare. E nelle quattro piume, tutte le scene dove cavalcano. Lui c'è, non è nessuna controfigura, è sempre lui che fa che sta sopra il cavallo e cavalca da Dio, dicevano tutti che cavalcava da Dio lui, era veramente bravo, così come il destino di un cavaliere, anche nel destino di un cavaliere lui riutilizza queste cose, altro film meraviglioso, perdonatemi, parlerò anche di quello, e utilizza, è lui che fa la cosa, è bellissimo questa cosa ragazzi, è veramente molto molto bella. Allora, stavo leggendo. Sì, no, ho detto la maggior parte delle citazioni che volevo dire. Purtroppo, però, ahimè, scoperto, grazie anche, e lo saluto con molto affetto, il dottor Manhattan, insomma, grazie all'antroatomico del dottor Manhattan, che ho letto la sua recensione, che ovviamente anche lui elogia alla sua maniera, Lady Hawk. Ho scoperto che purtroppo Lady Hawk fu un fiasco al botteghino, ragazzi. Lady Hawk costò 20 milioni di dollari. Ma ne prese solo 18. 18 milioni. Fu un vero e proprio fiasco. Un fiasco che però, come sempre, non so perché, forse per la legge dei grandi numeri, è diventato per un cult. Hanno venduto una quantità industriale di VHS, DVD e Blu-ray, ragazzi. Tuttora Lady Hawk è un film ricercato ed è un cult, un vero e proprio cult tra i fanatici, soprattutto per i fan degli anni 80. Tutti hanno amato Lady Hawk e ha ottenuto il suo successo proprio grazie al passaparola più che al cinema. Però purtroppo al botteghino fu un fiasco e fu una cosa un po' triste perché ragazzi, cioè, non posso credere che un film bello come Lady Hawk possa essere un fiasco. Nonostante, ripeto, non sia. Non è un film da Oscar, ragazzi, non è un film della vita, insomma, quello fatto perfetto, proprio preciso, insomma. Che bei film che stai citando, tutti i film bellissimi, ragazzi, che io amo alla follia. Nel Destino del Cavaliere ho scoperto la mia crush storica per eccellenza. Ma come fa ad aver fatto fiasco? Aiuto, è così bello. Ma molti che ora sono cazzo sono stati flop al botteghino. Assolutamente, ragazzi. Tanti. Tanti film che sono stati un flop al botteghino sono diventati film che per noi sono una meraviglia. Che se provano a toccare noi, tipo, tiriamo fuori lo spadone anche noi a due mani e li critichiamo aspramente questa cosa, ragazzi. Ed è giusto perché sono film che ci toccano nel profondo, ragazzi. Di cui noi conosciamo. Tra l'altro, per esempio, ho scoperto un altro aneddoto, adesso mi è venuto in mente. In teoria, Lady Hawk ha anche un'adattazione storica, perché vengono citate le crociate e viene citata anche la peste nera. Quindi molti dicono che si sono divertiti a dire che il film è ambientato nel 1386. E la cosa è molto bella, cioè, nel senso, anche se molti dicono non è stata citata la peste. No, è citata. La cita. Il guardia caccia César, si chiama così César, colui che sta cacciando il lupo Navarro su richieste del malvagio vescovo d'Aguillon ed è interpretato dal meraviglioso Alfred Molina, ragazzi, un giovanissimo Alfred Molina. Fantastico, quando ho scoperto che era Alfred Molina ho detto ragazzi, no, anche Molina, cioè un altro grande attore, caspita, perché ragazzi, Alfred Molina è un grande attore. Già solo per il fattore che è il dottor Octopus per eccellenza, lui. Lui è il dottor Oct per eccellenza, ma lui ha fatto grandi film, Alfred Molina, ragazzi. Ha fatto anche il biopic di Frida. Il biopic di Frida Kahlo che faceva il marito di Frida. Ragazzi, è stato meraviglioso in quel film. Meraviglioso.
lui è un grande attore. Che tasto hai premuto per salire? Però l'equipaggio. Come che tasto premuto per salire? Cioè, non ho capito cosa intendi dire Spike. Però l'equipaggiamento e molte cose sono del 400-500. Alfred Molina, tantissima roba, anche teatro, assolutamente, assolutamente. Ho sbagliato la chat, lascia stare. Te possino, te possino. Stai sbroccando Spike. sì, è vero, l'equipaggiamento è del 400-500, infatti molti dicono che diciamo che per quanto riguarda l'equipaggiamento si sono presi un po' una libertà, ma infatti il fattore di dare una datazione storica a un fantasy per me è sbagliato, cioè nel senso proprio perché è un fantasy non dobbiamo per forza metterci una datazione storica, ragazzi, lasciamolo così, va benissimo, anche perché comunque ragazzi, Zweihänder che ha Navarre è del 500 per l'appunto, come dice, ha detto perfettamente Persebo del 1400-1500, molte delle armature, anche la Mise di Navarre è molto fantasy, però è molto 400-500, non era molto 1300, capite? Però mi piace il fatto che molta gente ha voluto dare una datazione comunque alla a questo film. È una cosa carina che poi molti hanno smentito, perché dicono no, perché non hai citato questo, perché ci sono gli equipaggiamenti che sono sbagliati, quindi insomma diciamo che è tutta una cosa poi per, capite, un attimino. Quindi insomma è veramente molto molto bella questa cosa. Poi ripeto, scoprire tutti questi aneddoti molto belli, queste bellezze proprio sono favolose, cioè nel senso un film che tra l'altro non si poteva permettere la computer grafica, quindi facevano veramente le scene con loro che si trasformano, sono letteralmente montaggi sapienti con colorazione, queste cose qua che sanno molto di anni 80, ragazzi, che è una cosa che io adoro, però io una cosa che adoro. Tipo una cosa che mi è piaciuta del primo Terminator del 1984, il fattore che c'ha Schwarzenegger che era un pupazzone, certi guardenti è un pupazzone, mi faceva morire. Però mi piacevano perché all'epoca erano effetti speciali incredibili, magnifici. Così come per Lady Hawk. Vedete? Mi illumino a parlare di Lady Hawk, ragazzi. Mi illumino perché per me è un film favoloso. Io mi ricordo le scene. Gastone, ragazzi, Gastone, Philippe Gaston, Philippe il Sorcio, ragazzi, che esce fuori, l'unico ad uscire dalle prigioni di Aghilione, ragazzi, il ladro per antonomasia, quello che chiede a Dio di salvargli la vita promettendogli che non ruberà più, poi 5 minuti dopo ruba. Sono quei personaggi che ti rimangono nel cuore, che sono meravigliosi. Matthew Broderick lì io l'ho adorato, ragazzi, anche perché, ragazzi, con Filippo, il personaggio di Filippo, ti ci affezioni perché tu vuoi essere lui, perché anche tu vuoi aiutare Navarre e Isabeau. Vuoi aiutare loro due, li vuoi aiutare. E quando lui. Ma la scena in cui lui vede la trasformazione dei due che sono lì l'uno a fianco all'altro, vede che si incontrano ma non riescono a toccarsi per un attimo e poi dopo c'è di nuovo il cambio. Lui che si mette a piangere per questa cosa, si mette a soffrire come un cane perché dice: è ingiusta questa cosa, è una cosa ingiusta. E decide di fare tutto il possibile per salvarli. Diventa il loro guardiano, il loro amico più caro, il loro amico, il loro miglior amico. Lei lo dice, Isabeau alla fine, non ha il migliore degli amici, l'amico più prezioso che potessimo mai desiderare. Perché ragazzi, la verità è che senza Philippe e anche senza lo stesso Imperius, Isabeau e Navarre non avrebbero potuto magari sciogliere la maledizione. E quello è il punto. E oddio, mi sa che ho appena fatto uno spoiler. Sì, vabbè, perdonatemi ragazzi, sì, l'ho fatto. Però è una cosa. Colpa mia, colpa mia. My bad, my bad. Soffre come un cane, infatti si trasforma in lupo. No, che okay, battuta brutta. Clary, ti banno. Cioè, dovrei bannarmi me stesso perché ho appena spoilerato il finale, magari a chi sta ascoltando. Però, vabbè, nel senso, ragazzi, perdonatemi, lo so. Ramon Black e Spike, perdonatemi. Anche se, ragazzi, è una favola, una fiaba, è ovvio che finisce a lieto fine, insomma. Comunque, fatto sta che comunque, ripeto, ti affezioni.
a Philippe il Sorcerer, perché vuoi essere lui, perché tu ami Navarre e Isabeau. Ragazzi, la storia d'amore tra Navarre e Isabeau è una delle più belle, secondo me. Magari una delle più sdolcinate, magari una di quelle abbastanza sempliciotte. Ragazzi, non c'è niente di più bello del loro amore. Loro che lottano per potersi rivedere, che aspettano addirittura un momento fugace, anche solo per vedersi un secondo, per cercare di toccarsi. Veramente, che loro chiedono a Filippo l'un l'altro cosa si dicono e invidiano l'altro perché passa il tempo con o con Navarro o con Isabeau. Ed è un momento, sono momenti veramente fantastici. Non ti preoccupare, ti voglio troppo bene. Io ho già rimosso tutto. Sei un amore, Ramon Black. Sei un amore. Tecnicamente, prima di Filippo e l'Imperius erano l'unico amico. No, perché Imperius li aveva traditi. Imperius li aveva traditi. Quindi non è proprio considerabile. Poi Imperius vuole aiutarli dopo, infatti, ma la verità è il loro unico amico è proprio Filippo. È proprio Filippo. E per quello, quindi è per questo che dico che, cioè nel senso, per loro Filippo è una persona indispensabile e alla quale loro devono tutto. Anche Imperius, ripeto, alla fine, perché anche per loro, loro due sono le loro colonne. Però all'inizio c'era solo Filippo, alla fin fine, perché Imperius arriva dopo e perché Navarre è costretto, perché deve far curare Isabeau, se no, col cavolo che Navarre ci si avvicinava e ti fa capire anche poi come lo tratta, perché ripeto, lui comunque li ha traditi, appunto è l'amico che li ha traditi, lo definisco così, sì, ma ormai non è più considerabile un amico, capito? Per farti capire, è un traditore per loro. È un traditore, è un vecchio pazzo, è una cosa, infatti tutti e due quando lo incontrano lo guardano di sbieco, non lo guardano con piacere, però sì, alla fine il prete era quello che gli sosteneva, però ironicamente nella storia che ci viene raccontata in Lady Hawk è Filippo il loro amico, l'unico amico che hanno, dopo grazie anche a Imperius che si riconquista la loro fiducia e il loro affetto totale. Ovviamente poi dopo sono loro due, però insomma, capito un attimino. L'80% delle fiabe finisce nel sangue, ma non l'aveva fatto apposta, era ubriaco. Lo so, però comunque ha combinato la boiata. La boiata l'ha fatta lo stesso. Ma che pizza sti lieto fine, ma una favola che finisce in sangue no? Quasi tutte? Hai letto le fiabe dei fratelli Grimm tu? Spike. Quindi insomma, l'amore che provano loro due, le frasi che si dicono l'un l'altro anche quando, che riferiscono a Filippo e che Filippo riferisce e che infiocchetta anche un pochettino per cercare di tirare su, infatti è bellissimo quello che gli dice Navarre, riferiscimi tutto quello che mi dice, ma io riconosco le sue parole e so quando mi menti, diciamo, quindi occhio, dimmi semplicemente quello che mi ha detto, non infiocchettare, anche se mi fa piacere, perché lui fa piacere comunque. Però ragazzi, anche da bambino vedere quell'amore, cominci già a pensare all'amore. Cioè io posso dire aver cominciato a pensare all'amore vedendo Isabeau e Navarre. È bello questa cosa qui, cioè nel senso, ho avuto un fulmine in questo preciso istante, proprio in live. Mi piace pensare che Lady Hawk mi abbia insegnato il significato della parola amore, quello vero. La dama dei falchi, io la chiamavo così da ragazzina. Mamma, c'è la dama dei falchi in TV, Lady Hawk. Perché io l'avevo chiamata, perché mia madre la chiamava anche lei così, la dama dei falchi. Vedi lei, non sapendo bene l'inglese, lei diceva Lady Hawk è la dama dei falchi. La chiamavo così. E io per un bel po', insomma, la continua a ricordare come la dama dei falchi, per appunto. E ho deciso di chiamare così la live, proprio perché io e la dama dei falchi, proprio perché mia madre me l'aveva chiamata così, io continuo a dire, mamma, c'è in TV la dama dei falchi. La dama dei falchi e poi dopo è Lady Hawk. Lady Hawk per me è questo, ragazzi, vedete, ricordi, momenti insostituibili.
quando mi godevo i film sia di sera che di pomeriggio, che in notte inoltrata anche, che sognavo con quei film, che immaginavo le loro storie, che venivo ispirato, che mi accompagnano e che mi hanno fatto conoscere l'amore, sia quando ero un bambino, sia adesso, che ne ho 32 di anni e che ho incontrato la mia Isabò, la mia, unica e insostituibile per me. Quel film ha preso ancor più significato quando ne ho parlato con lei, ovviamente. E non aggiungerò altro, sono comunque cose private, ragazzi. Però vi dico solamente che quel film, ogni volta che lo guardo, adesso immagino non solo a quell'amore fanciullesco che avevo immaginato, ma anche quello che sto vivendo in questi giorni. E che vi giuro, appaga l'anima, appaga il cuore, appaga l'anima e non lo cambierei con nulla al mondo. E lì capisco le vicissitudini, la volontà di Navarre di lottare, di lottare contro una maledizione per poter rivedere la donna amata. Perché io farei esattamente le stesse cose. Tutti noi ragazzi, con le donne, gli uomini che noi amiamo, sfideremo Draghi. Affronteremo maledizioni, vescovi crudeli e invidiosi e interi eserciti pur di salvarli. Perché sono le persone che ci hanno tirato fuori dall'inferno della solitudine, che danno un senso alle nostre vite, che ci danno, donano uno scopo, che può essere qualcos'altro di. Che può essere qualcos'altro del semplice magari sogno, dello scopo della quale dice io voglio fare questo. No, no. Uno scopo di vita. Lo scopo per la quale il nostro cuore batte. Ma per chi batte? Non può battere solo per noi, deve battere per qualcuno. E quel qualcuno sono le persone che noi amiamo, le persone che abbiamo deciso di avere accanto, di avere a fianco a noi. Che ci seguiranno nella buona e nella cattiva sorte, con la quale ci attaccheremo, litigheremo, ma ci confronteremo anche, rideremo, piangeremo, condivideremo ogni gioia e ogni dolore, nella buona e nella cattiva sorte, ragazzi, uniti, con forse l'unica persona che quando ci guarda per davvero. E io ve lo dico. Ve lo sto dicendo in questo momento, non tanto perché è stato l'Edioca, trasmettimi questo, il che è vero, ma l'ho provato. Quell'amore che Navarre e Isabò si scambiano, grazie anche solo con un'occhiata, anche solo congiungendo i palmi. Anche lì, quello stesso sguardo io lo sento ogni giorno. Amare ed essere amati, ragazzi. Quando senti che il cuore batte all'impazzata quando è lì davanti a te, quando condividete ogni singolo momento, quando immaginate qualsiasi cosa che farete, quando lottate contro ogni ingiustizia, ogni ostacolo, e quando voi lottate affinché lei o lui sia felice. È un inno all'amore, ragazzi. L'Edioca è un inno all'amore, letteralmente. Un amore fiabesco? Sì, un amore medievale, certo. Ma non è forse quello di cui abbiamo bisogno adesso? Ora, non mi metto a fare il moralista, ragazzi, stiamo parlando di un film del 1985, per carità. Ripeto, non è un capolavoro assoluto del cinema mondiale. Ma non è quello il punto, è che semplicemente parliamo di un film che forse ci insegna qualcosa, che ci servirebbe adesso. Adesso che la parola amore è utilizzata così abusata, utilizzata semplicemente per il mero gusto di usarla quando non lo si prova, quando c'è bisogno semplicemente di utilizzare per ottenere un secondo scopo che è ancora più ignobile, utilizzare l'amore in questa maniera, ragazzi.
forse ci serve un pochettino ricordarci un po' che cosa è davvero l'amore. Che cosa ci trasmette il poter guardare la persona che noi amiamo e di cui sentiamo l'estremo bisogno di avere accanto. È importante, ragazzi. È importantissimo poter vivere quell'amore. E ve lo posso dire tranquillamente della sua importanza perché lo sto vivendo. E mi rendo conto di quanto mi fosse mancato negli anni in cui purtroppo ero da solo. E di quanto mi mancherebbe se purtroppo quel rapporto, quell'amore finisse. Speriamo mai. Speriamo mai. Perché, ragazzi, è importante avere una nostra Isabò, è importante avere un nostro Navarro, ed è importante lottare per essi. Chi lo sa, forse Donner voleva insegnarci questo. Forse come ultimo saluto che volevo fare, che ho fatto comunque, forse ho voluto ricordare un film che parla proprio di questo. Non solo un emblema fantasy anni 80, non solo un fattore dell'eroismo cavalleresco, della magia o anche di alcune battute irriverenti o di momenti di paesaggi mozzafiato, ma anche dell'amore di un uomo e di una donna che nonostante tutte le avversità decidono comunque di stare insieme, così vicini e pur così lontani, insomma. È questo il punto. Donner ci ha insegnato questo, ci ha dato questo, soprattutto con Lady Hawk per me. Ed ecco perché per me Lady Hawk, più di Goonies, più di Superman, più di Arma Letale, è il film che lui ci ha regalato, il film più bello, il suo capolavoro più grande. E lo sarà per sempre, perché per me, soggettivamente parlando, ragazzi, perché oggettivamente faccio fatica a esserlo, soggettivamente parlando, Lady Hawk è il film che ci fa capire quanto sia importante amare una persona. E si è sdraiata quando Navarre. Allora, aspetta, ok, vediamo, ok, appunto. Nel film finisce sempre tutto bene. E scusate, il gatto ha inviato questo messaggio. Non ho capito quale messaggio ha inviato il gatto perché non l'ho visto. Quando Navarra affida Isabò sotto forma di falco, e Filippo, se non ricordo male, gli dice: occupati di Lady Falco, dille che l'amo. Io mi sciglievo già da piccolo. Io, ragazzi, mi metto a piangere quando si rincontrano nella chiesa. Tutte le sante volte mi metto a piangere come un matto, come un vitellino. Vi giuro, è una cosa incredibile, le sensazioni che mi trasmette. Quanto belli loro due, aiuto. Si è sdraiato sulla tastiera e non ne sono accorto. Ok, non ti preoccupare. Eh sì, Isabò e Navarre sono davvero, davvero bellissimi. Davvero bellissimi, ragazzi. Quindi è con questa live, con questo film, che io ho deciso di salutare Richard Donner. È un regista che ci mancherà e che ci ha donato davvero tanto, ragazzi, davvero tanto e tante meravigliose emozioni. E ha insegnato a un bambino di 6 anni quanto è bello l'amore, ragazzi, quanto è importante l'amore e quanto bisogna combattere per esso, assolutamente. Signori, questa è l'ultima live per quanto riguarda la questione estiva. Ci rivediamo a settembre, ragazzi. Ci rivediamo a settembre con nuovi format, nuove novità. Ho deciso di rinnovare un poco, niente da recitare. Comincerò anche a raccontarvi qualcosa più sul teatro, nello specifico quello che vivo io, ragazzi, quello che ho vissuto io e che vivrò. E tutti i vari momenti vi comincerò a parlarvi letteralmente di teatro nella sua forma, in quello che io vivo ogni giorno, in tutti i suoi particolari, le gioie e i dolori, insomma. Quindi
non tanto per insegnarvi, quanto per lasciarvi la mia esperienza, la mia testimonianza, ovviamente inframmezzati con tutte le varie i vari racconti, tutti gli spettacoli, le opere teatrali, le tragedie greche, tutto quello che concerne il teatro, che ovviamente arriveranno su Niente da Recitare. Non vi preoccupate, quelli non se ne andranno. Ospiti da teatro, tragedia greca time, il momento Shakespeare o Pirandello, tutti gli autori che riuscirò e ve ne parlerò. Divorerò letture su letture proprio per prepararmi appunto alla nuova stagione che ricomincerà a settembre. Nel frattempo sarà strano giovedì prossimo avere un appuntamento fisso, non mi immagino, mi dispiace. Ragazzi, io vi saluto, vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su Twitter e su YouTube. Finalmente cercherò di caricare anche questo, con questa live caricherò tutte le live, così potete recuperarvi tutti. Se vi siete persi qualcosa, andatevelo a rivedere, mi raccomando, e ditemi la vostra. Niente da dire, ragazzi, il 15 sta arrivando, sta giungendo il 15 luglio, quindi arriveranno i nostri nuovi articoli. Ragazzi, non perdetevi le nostre nuove, i nostri nuovi e meravigliosi articoli. E mi raccomando, domani abbiamo la live con Mr. Rob e il rinoceronte, che parleranno per l'appunto proprio di Richard Donner, ma questa volta in una maniera molto più ampia rispetto al sottoscritto, di cui ha parlato solamente un singolo film. E insomma, c'è ancora tanta roba, ci si prospetta una bella estate, ragazzi, mi raccomando. E Pirandello, quando ritornerò? A settembre, ragazzo mio. Eh già, Valerio, ho saputo da un mio collega attore che probabilmente da ottobre si ricomincia a lavorare con la compagnia del mio paese, quella con cui ho interpretato Pirandello. Sono emozionata e non vedo l'ora di tornare sul palco. Bene, Clary, bene, si ricomincia, mi piace, sono contento per te, sono molto molto contento. Dai ragazzi. Ragazzi, grazie di tutto, e grazie anche a te, Richard, per averci donato tutti questi bei film, e soprattutto per averci donato Lady Hawk, la dama dei falchi, che per me avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie davvero di cuore. E grazie a voi, signori, grazie per questo meraviglioso percorso che abbiamo fatto quest'anno, grazie per aver partecipato a tutte le mie live. Ci rivediamo a settembre e ancora più carichi, ancora più novizi e soprattutto ancora più affamati di teatro. Quindi, signori miei, attorno vizio, al vostro servizio. Buonanotte a tutti. Ragazzi, buone vacanze a tutti, mi mancherete questi 2 mesi, ciao a tutti. Grazie Valerio per questa bella live, per tutti i giovedì sera, buonanotte e buona estate. Buona estate anche a voi, buona estate, ragazzi.